stasera sono in mezzo a noi proprio perché testimoniano la vicinanza questi due popoli, insomma, di Picinisco e di Sette Frati, in un momento di grossa difficoltà dopo la ripresa dal Covid. La loro ospitalità è stata più importante rispetto ai tanti anni passati, perché abbiamo avuto il Divo Salvatore di ore, quasi tutti i giorni, proprio per capire i paesi come si comportavano rispetto alla presenza dei pellegrini. Quindi sono grato per la presenza che hanno dato ai nostri cittadini, ai nostri pellegrini, e grazie per essere oggi qui insieme a noi per testimoniare questa ripresa, sperando che non si tocchi mai più, perché nella storia del pellegrinaggio del mondo del Germano, forse neanche durante il periodo del secondo conflitto mondiale, ci fu uno stop come quello che abbiamo avuto in questi due anni. Quindi speriamo che questo sia soltanto un vecchio ricordo. Saluto il comandante dei carabinieri, il comandante della polizia locale, per aver garantito questa grande massa di gente, la sicurezza di questa grande massa di gente che oggi ha preso parte, così come nel passato, a questa manifestazione di fede, ma soprattutto anche di grande tradizione della nostra città. Una delle manifestazioni che riesce ovviamente ad aggregare tutti i territori, tutte le frazioni, questo come sindaco, insomma, ne sono molto fiero. Grazie a Don Donino per aver dato la possibilità a tutti i comitati, compreso quello del pellegrinaggio di Canneto, assumendoci una grande responsabilità, di aver fatto ripartire, perché dicevo al sindaco di Sette Frati, sono assolutamente le manifestazioni che si fanno a più di molte, più di 5 dei comitati religiosi. Quindi grazie per questa possibilità che è data a tutte le zone della nostra città. Grazie. Sì.